firmato nella stanza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei musei di Salerno, in cui confluiscono 15 istituti museali del territorio. A distanza di più di 2 anni di lavoro, iniziati per volontà dell'allora assessore alla cultura Antonia Wilburger, oggi consigliera comunale, finalmente il progetto è diventato realtà. Il protocollo prevede, tra i diversi punti trattati, di favorire progetti culturali integrati, promuovere efficaci attività di conservazione, ricerca e fruizione del patrimonio, aumentare l'accessibilità alle collezioni per differenti tipologie di pubblico, mettere in campo strategie e servizi educativi congiunti e curare la promozione in maniera integrata e sistematica. Ma io non mi spendo più di tanto, perché come diceva Ermanno, dice il tempo, se ne è parlato, ma costruire una rete e costruire unità e armonia è complicato, a volte complica la vita, però ecco, questo è un successo, perché è qualcosa che è accaduto. Vedete, ne parlavamo prima con la sovrintendente, noi abbiamo un patrimonio immenso, ma qual è la cosa che manca? È l'organizzazione di questo patrimonio, che appartiene a più soggetti, a volte ognuno cerca di valorizzarlo a modo suo e in maniera diciamo autonoma, svincolato da quello che può essere invece la costruzione di una rete, un modello che può funzionare, che non somma il patrimonio ma lo moltiplica, perché quando si sta insieme non è che è una operazione algebrica di sommatoria, ma è un moltiplicarsi, perché significa dare l'opportunità. Ma io dico, vedete, io sono uno che ama prima di tutto il cittadino e il residente, perché poi quella è la precondizione, quando le cose funzionano, per il cittadino e per chi abita qua, per chi vuole e ama il proprio luogo di nascita, di residenza, dove ha scelto di vivere, perché a volte nemmeno chi abita in una realtà conosce fino in fondo le cose che ha. Quindi è un modello vincente, io credo, ne sono certo, perché ci sono gli ingredienti giusti, però sull'organizzazione credo che si costruisce il successo di tutte le iniziative. I firmatari del protocollo si impegnano a dotarsi di una struttura organizzativa, a definire un modello di gestione e a programmare un piano di attività congiunte, valorizzando le eccellenze della città e promuovendo il territorio attraverso una proposta culturale, organica e condivisa. In occasione della firma del protocollo è stata inoltre presentata la mappa Salerno Musei, primo strumento promozionale che includerà tutte le informazioni necessarie per visitare i vari istituti della città e scoprire le loro collezioni. Mi basterebbe citare un principio cardine di Papa Francesco, ovvero il tutto è superiore alla parte, per dire il valore di questo nostro incontrarci, che può portare veramente dei frutti a livello di pubblicizzazione, di organizzazione, di formazione anche del personale dei musei. Insomma, sono tanti gli obiettivi che il protocollo menziona e quindi tutti condivisibili. Fra l'altro, ecco, il nostro Museo Diocesano un po' anche approfittato di questo passo, di questa nuova rete, anche per un po' cambiare anche la direzione. C'è qui il nuovo direttore, l'architetto Rossomando, una donna, e quindi anche l'idea di valorizzare, presente insieme al responsabile legale che è donna. Prossimo appuntamento con la rete territoriale cittadina, come ha spiegato il delegato alla cultura Ermanno Guerra, è per il prossimo 18 maggio, in occasione della giornata internazionale dei musei promossa dall'ICOM, che per questa edizione avrà come tema musei, sostenibilità e benessere. Ogni anno i musei che partecipano all'iniziativa programmano in tutto il mondo eventi e attività che coinvolgono il proprio pubblico, evidenziando l'importanza del ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e dello sviluppo. E quest'anno anche Salerno parteciperà con la sua rete dei musei. Oggi arriviamo, dopo un lungo percorso, alla firma formale dell'intesa della rete dei musei, un percorso cominciato nel 2021 che aveva iniziato l'amica collega, allora assessore alla cultura Antonia Wilburger, che oggi ci porta a mettere insieme finalmente le istituzioni in un progetto che siamo certi possa offrire alla
alla città, alla comunità e all'intera provincia un'immagine turistica che come dire, cominciava a diventare pesante perché mancava. E nella giornata di oggi, nel sottolineare la formale partenza di questa rete dei musei, che per gli amici della stampa può sembrare notizia superata dal momento che ne abbiamo parlato già in diverse anche occasioni, si sostanzia con due momenti importanti: la presentazione finalmente di un prodotto dedicato, quella che è la piantina dei musei, che comprendono tutte le strutture che afferiscono alla rete della città di Salerno e dell'importante Museo Nazionale di Ponte Cagnano. Avevamo condiviso l'ipotesi che il 18 maggio, che è la giornata internazionale dei musei, possiamo prevedere un altro appuntamento dopo quello molto riuscito del 17 dicembre scorso, un'altra giornata che sostanzi appunto l'avvenuta realizzazione della rete con il tema di quest'anno è la sostenibilità, quindi approfitteremo in questi giorni anche per ritrovarci magari anche online per individuare qualche tema che ci allinei al tema della sostenibilità per la giornata internazionale. In maniera concomitante, noi, seppur in forma ridotta, come consiglio, come amministrazione comunale, vorremmo tenere in piedi sempre il progetto di Salerno Porte Aperte, per cui probabilmente nella stessa giornata proveremo ad animare la città anche con collaborazione delle scuole per tenere aperto magari anche qualche sito su cui le scuole hanno lavorato per la rispettiva valorizzazione. Questo a grandi linee, diciamo, quello che abbiamo fatto, noi lo viviamo con soddisfazione, lo ripeto ancora una volta, il lavoro di rete sempre invocato è il lavoro spesso complesso, come è complesso l'esercizio della democrazia. Lavorare in gruppo è complicato, ma è un lavoro, quando si arriva alla fine, come dire, gratificante e pagante.